Mazzette per 1 milione di euro in cambio di finanziamenti. Per questo è stato arrestato l'ex direttore generale della Banca di Cividale di Bernardo. Fra gli indagati anche Lorenzo Perizio e il vice direttore Cibin. Anche 3 friulani sfiorati nell'attentato alla maratona di Boston. Sono una coppia di pordenonesi e un udinese transitati poco prima al traguardo. Illesi. A testimonianza di Renato Bonin. Settore metalmeccanico in regione è impicchiata, persi 6.000 posti di lavoro, l'emorragia colpisce soprattutto le piccole aziende della subfornitura. Nel prossimo weekend Gorizia ospiterà Mercato d'Europa, il centro della città sarà invaso da bancarelle europee anche d'oltreoceano, saranno coinvolti tutti i capoluoghi regionali. Udinese prepara l'aggancio alla Lazio per sabato sera al Friuli. Biancocelesti sconfitti dalla Juve sono ora a 3 punti. Guidolin dovrà rinunciare ancora a Pinzi. In ritardo di condizione, Michael Suelli in pole dietro a Totò. Nel 2012. A Gorizia è stata presentata la manifestazione Mercato d'Europa, il più grande evento di Emporio in Movimento organizzato dalla Federazione Italiana Venditori Ambulanti. Mercato d'Europa. Di cosa si tratta? Si tratta di un circuito di manifestazioni che va a coprire quello che è tantissime città del nord Italia, arriviamo fino a Grosseto. È una manifestazione che prende 120 espositori di questo famoso circuito più 20 espositori regionali, che comprende alimentare e non. Abbiamo dei vari articoli con varie diramazioni e diversificazioni, ci differenziamo diciamo da quello che può essere i gusti di frontiera, anche perché i gusti di frontiera comprende solamente l'alimentare, mentre invece noi siamo anche sul non alimentare, per cui oggettistica, quello che può essere complementi d'arredo oppure delle varie particolarità dei vari stati che si presentano con i loro articoli. Quanti stati saranno presenti a Gorizia? Allora, saremo una ventina di stati presenti, dunque Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Irlanda, e Belgio, tutto quanto quello che è il centro Europa, cioè, in più sarà Egitto, Israele, Lituania, Perù, Ecuador, per cui abbiamo Argentina, per cui abbiamo anche degli stati extraeuropei. È un'iniziativa che l'anno scorso è andata bene e bisogna fare il bis. Certamente, siamo stati, speriamo solamente che quest'anno ci grazi maggiormente il tempo, perché l'altro anno abbiamo avuto un po' così, il tempo è stato un po' pazzarello, mentre invece per quest'anno ci aspettiamo un buon afflusso di persone, anche perché giustamente primavera è inoltrata, il posto è appetibile e la manifestazione è molto bella. E ci colleghiamo subito con gli studi di Ora X per alcune...